La giunta di questa regione e la maggioranza di questa regione crede così tanto nelle fusioni, anche noi crediamo nella bontà delle fusioni quando le popolazioni sono d'accordo e se conviene nell'economia di quel territorio, ma ci crede così tanto che dice le fusioni vanno fatte comunque. Quindi diamo la possibilità ai cittadini di esprimersi tramite un referendum, ma ricordiamogli bene che quel referendum è consultivo e poi li chiamiamo a discutere proprio l'ultimo momento quando c'è il referendum. Lo studio di fattibilità ci pensiamo noi con le nostre società, tutto quanto, non vi preoccupate. Facciamoli votare, poi però la fusione si fa comunque. Tanto che in quel progetto di legge, anche quando ci sono dei comuni che si esprimono assolutamente a favore del no, ci sono quattro scappatoie con i vari commi inseriti nel 9 quinquies, septies, eccetera, eccetera, che dicono ma no, però se il Consiglio Comunale dice poi l'Assemblea rivaluta e quindi la fusione la portiamo avanti comunque. Cioè, se un comune dice di no, se i cittadini di quel comune dicono di no, non si può procedere ad un'annessione forzata. E a quel punto ci sono poche soluzioni, perché se un comune dice di no abbiamo tre soluzioni. Quello che propongono i colleghi della Lega, blocchiamo tutto. C'è l'altra soluzione, che è quella del pasticciaccio brutto. Rivoltiamo un po' i voti, passiamo in Consiglio Comunale, ripassiamo in Assemblea e andiamo avanti con la fusione. O c'è un'altra via, che è quella di dire troviamo una soluzione in qualche modo speditiva o che agevoli comunque quei cittadini di quei comuni che comunque credono nella fusione. Allora, un metodo è quello che propone il consigliere Bignami e che proponevamo anche noi, avevamo proposto già vari emendamenti, varie risoluzioni che andavano su questa linea, di permettere ai due comuni, parliamo del caso di tre comuni, ai due comuni, c'era fra l'altro un caso in provincia di Rimini, che si sono espressi nettamente a favore di procedere. Allora, la domanda è sulla quale io penso dobbiamo cominciare a discutere è questa. Riteniamo che basti il voto dei comuni perché quei cittadini comunque si sono espressi a favore di una fusione, che fosse a due o a tre, comunque quei cittadini hanno detto siamo disposti a cedere sovranità, perché quando dei cittadini vanno ad un referendum consultivo per dire ti vuoi fondere, essenzialmente loro dicono di essere favorevoli o no a cedere, a perdere un pezzo di sovranità, perché dicono non siamo più nel nostro piccolo territorio, ma ci facciamo governare, governiamo su un territorio più ampio. Se quei cittadini sono disponibili a farlo a tre, riteniamo, se poi la legge lo specifica già bene, che quei cittadini siano disposti anche a due. Bene, al PD questa soluzione non va bene, forse neanche alla Lega, però troviamo un metodo, perché buttare via quel processo lì e quella espressione favorevole dei cittadini è un peccato. Quindi non volete passare ai consigli comunali? Vogliamo tenere buono parte dello studio di fattibilità e eventualmente fare velocemente un altro referendum? Troviamo un metodo, però io ho questa disponibilità ad oggi, a parte appunto la proposta del consigliere Bignami, a parte le nostre proposte di risoluzione tutte bocciate, da parte del PD non l'ho trovata e rimane in piedi quella legge con dentro dei commi e delle modalità pericolose ed antidemocratiche, perché chiediamo ai cittadini se si vogliono fondere, se dicono di no c'è la scappatoia per farli fondere comunque. Essendo un tema che non si può semplificare, quando si chiamano delle comunità a pronunciarsi su un'ipotesi di fusione, non è che in modo semplicistico si possa dire uno ha detto di no, vanno avanti le due che hanno detto sì. Perché i collegamenti tra quelle comunità non possono essere semplificati in questo modo. Richiedono inevitabilmente un supplemento di indagine, non un tirar via, un supplemento di indagine. Peraltro l'Assemblea legislativa ha sempre discusso molto anche dei processi di fusione che sono arrivati in aula con argomentazioni tutt'altro che superficiali. Tra l'altro in quest'aula ripetutamente dai colleghi del Movimento 5 Stelle, mi perdoni Bertani perché lei dice delle cose feroci in modo pacato, però siccome non è che uno è sordo, ogni volta ritorna il fatto che noi abbiamo un deficit di democrazia. Noi del Partito Democratico, ad avviso suo, avremmo un deficit di democrazia nel rapporto con le comunità locali. Allora, io sono in questo Consiglio regionale avendo avuto 5.000 rotte preferenze dai miei cittadini.
troppo poco, non lo so, mi hanno sorpreso anche me, non pensavo di meritarmele. Con quante preferenze è arrivato lei in consiglio regionale, collega Bertani? O con quanti link è stato scelto? Cioè, lezioni di democrazia, basta. No, il consigliere Poli mi ha stimolato un attimo, perché, chiedo scusa, Feroce. Mi ha stimolato un attimo la riflessione, perché io non mi sembra che se uno ha preso 5.000 preferenze, uno ne ha preso 600, uno è più democratico o meno democratico dell'altro. Ma ricordo al consigliere Poli, come ricordava adesso il consigliere Bignami, che la maggioranza di questa assemblea ha avuto il 17%, che è un dramma per tutti, perché siamo stati eletti col 38% dei votanti, anche noi, quindi le nostre percentuali sono bassissime. Quindi andare a dire io ho preso 5.000 preferenze e quindi sono democratico, no, invece c'è un deficit di democrazia nel nostro paese, e andare a forzare sull'interpretazione dei referendum è una forzatura che riduce la democrazia e il rispetto delle istituzioni, tanto che se Poli, visto che gli piace tanto leggere il programma del Movimento 5 Stelle, che dice accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, non obbligatorio, se lo leggeva bene, il punto prima diceva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, che anche qui c'è stato un referendum che avete rispettato tantissimo, visto che i soldi del finanziamento pubblico dei partiti ancora ve li prendete, nonostante ci sia stato un pronunciamento popolare che li voleva abolire. Quindi non mi venga a parlare a me se siete democratici o poco democratici, uno la sigla poi la legge come vuole. Gli ricordo anche che se si vuole candidare al Parlamento, le sue belle 5.000 preferenze le può mettere dove vuole, perché tanto le preferenze ai cittadini non gliele date più, tanto che prendete il voto dei cittadini e lo spalmate come volete su tutte le liste, visto che siete tanto democratici. Grazie.